Si parla di aree di risulta, delle osservazioni al Comitato Via. Antonelli, qual è la posizione del centrodestra? Fortemente critica, perché come evidenziamo nelle osservazioni che abbiamo presentato al Comitato per la valutazione impatto ambientale, manca completamente il progetto, cioè manca il presupposto su cui la legge fonda ogni ulteriore attività. Per cui la prima questione che poniamo al Comitato è che tutta la documentazione debba essere in qualche modo rinviata al Comune, che deve ricominciare da capo. Sostanzialmente riteniamo che Alessandrini e i suoi abbiano combinato l'ennesimo pasticcio amministrativo, perché fanno fatica anche a leggere in modo chiaro e netto una norma che invece chiara e netta lo è. Qual è la proposta del centrodestra per la destinazione d'uso delle aree di risulta? Un problema di cui a Pescara si dibatte da decenni. Ma è evidente che quell'area ha una vocazione sicuramente di supporto, di sostegno al centro commerciale naturale. Noi abbiamo realizzato il ponte Flaiano, che ha la funzione di garantire un veloce transito delle auto verso il parcheggio centrale, quindi innanzitutto raddoppiare il numero dei posti a disposizione. In questo momento il progetto è del tutto insufficiente da questo punto di vista. E poi garantire una serie di funzioni pubbliche che in qualche modo facciano diventare quell'area il riferimento della città, ma anche un biglietto da visita per tutti coloro i quali arrivano a Pescara. Ci pare che le idee progettuali buttate giù da Alessandrini e dalla sua amministrazione siano assolutamente insufficienti sotto ogni profilo.